Ciao, nuovo video. Allora, sono contentissima di girare questa review che, come vedete, è del sito Beats Perles Boutique, sito spagnolo che vende, diciamo in particolare famoso per le piattine per il soutache, però vende anche tantissimi altri componenti, potete visitare il sito appunto. Allora, era da tanto tempo che volevo ordinare appunto da loro, perché ultimamente mi sto dedicando, se mi seguite lo sapete, tantissimo al soutache. Quindi, dato che io avevo ordinato da loro dei kit, vi lascio magari le recensioni precedenti nel box informazioni, così se volete potete andarla a vedere. E avevo ordinato da loro tramite delle amiche, quindi abbiamo ordinato insieme in modo da risparmiare sulle spese di spedizione, perché essendo un sito spagnolo le spese di spedizione complete senza offerte costano 15 euro, e quindi è parecchio, per cui ho aspettato e ho beccato i giorni in cui facevano le spese gratuite per 80 euro per ordini di 80 euro. Invece con ordini di 50 euro erano ridotte a 3,90 euro, quindi da 15 a 3,90 euro direi che era super conveniente. Tra l'altro sono stata fortunatissima perché ho ordinato il 31 di ottobre, che era un sabato, e già questo venerdì, quindi venerdì 6 novembre, mi sono arrivati, quindi nel giro di una settimana pacchetto arrivato, per cui sono stracontenta perché insomma dalla Spagna non me l'aspettavo. Allora, questa qui è la il resoconto, e mi hanno mandato come maggino la caramella, e non l'avevo mai ricevuto, e anche un pezzettino di piattina, fantastico, tra l'altro rosa, manco che, cioè, sembra che mi conoscono. Quelle metallicum con dentro, appunto, sono rosa con dentro il filo d'argento. Sicuramente ci farò un paio di orecchini per me. Adesso passiamo all'ordine. Io qui anche mi sono stampata tutto, così posso fare una recensione decente, dicendovi anche i prezzi. Allora, partiamo da, non dalle piattine, ma da questi qui, che sono allora, i rivoli da 12 mm in resina. Io li ho presi apposta perché volevo realizzare appunto a soutache, o comunque per avere dei rivoli non Swarovski, in modo da realizzare delle creazioni che poi posso vendere a un prezzo inferiore. Questi qui costavano, eccoli qua, c'era questo kit che comprende 13 colori diversi, vedete che qui c'è scritto 13 pezzi, per 3,50 euro. Sì. Sì, 3,50 euro. Io ne ho presi due, quindi con 7 euro ho 13 coppie di rivoli da 12 mm, vedete i colori sono diversi, ovvio non sono come i rivoli veri, per carità, però guardate anche solo questo crystal, secondo me è molto bello, può venirci fuori tranquillamente un orecchino di tutto rispetto. Poi c'è questo viola, l'azzurro, questo qui mi piace tantissimo, uno dei miei preferiti, questo blu elettrico, poi il blu invece più petrolio, quindi scuro, questo rosino, poi c'è l'emerald, ecco, si vede bene, così si vede meglio, appunto l'emerald, poi un altro verde, il classico dorato, cioè dorato beige, dorato arancionino, un altro viola più sul fucsia, poi c'è questo verde militare, il rosso e il nero opaco, che mi piace un sacco. Quindi uguali ci sono anche in questo qui, e io ci ho fatto le coppie appunto per fare tutti gli orecchini, tipo i miei chéri, che posso vendere anche appunto ad un prezzo inferiore. Poi stessa cosa ho voluto fare prendendo i kit invece delle gocce. Queste qui sono gocce da 25 x 18 mm, quindi sono belle grandi, e tra l'altro sono anche incartate una per una, quindi anche nell'impacchettamento devo dire che sono stati tra bravi. E qui dentro ce ne sono, dunque, non c'è scritto, comunque a pacchetto costa 2,95 euro, sono 11 pezzi, quindi anche qui vediamo un po' di colori, sono gli stessi di prima,
quindi l'azzurro, verde acqua, questo qui bellissimo, questo blu petrolio, arancione, pesca, viola, anche marrone, no, è rosso, bordeaux, il verde militare, viola più acceso, emerald, guardate che bella, nero, argento, blu e infine il rosino. Quindi ho preso due pacchetti a 2,95 euro e così ci faccio anche con questi gli orecchini. È vero che sono delle gocce un po'... cioè comunque sono in resina, però guardate, vi faccio vedere alla svelta questo orecchino qua a soutache che io ho realizzato con una goccia proprio in resina e secondo me l'effetto è di tutto rispetto, vedete? Quindi ovvio sono gocce anche abbastanza grandi perché essendo 25x18 si possono fare degli orecchini proprio a soutache semplicissimi con solo il ghirigoro o il modulo base e secondo me vengono molto belli perché comunque hanno una bella luminosità, quindi io sono stata contenta. Poi di altre cose extra ho preso questa colla qui che in realtà era dentro nelle colle per soutache, però poi la confezione non è proprio quella da soutache, quindi la proverò e vi farò sapere più avanti come mi trovo con questa colla qui. E questa l'ho pagata, eccola qua, colla 3,40 euro, era quella che costava di meno, quindi per 3 euro l'ho provata. Poi piattine, ho preso 4 colori singoli perché mi servivano proprio specificatamente questi colori. Questo qui che è l'argento, silver, da 3 mm e sono 2 metri. Queste qui costava 1,40 euro a pacchetto, quindi un colore 2 metri, 1,40 euro. Ho preso l'argento, il blu che non avevo, il rosso per farci qualcosa di Natale e il bianco che è un colore passepartout e mi serviva perché proprio non ce l'avevo più. Poi tutti questi 1,40 euro. Passiamo invece ai kit. Allora ve li faccio vedere da qui, se si vede qualcosa vedete, ho preso questi 5 kit, no 4 scusate, uno sul rosa che è il mix 16, quello sul marrone è il mix 9, quello sul giallo ocra mix 17, sul viola mix 2 e poi ho preso quello metallic che è il mix 20. Quelli a colori costano 6 euro mentre quello delle metallic viene 10,20 euro. Quindi passo adesso a farveli vedere tutti. Io li ho già aperti e divisi per colore per farveli vedere meglio perché sennò tutti insieme non si capivano i colori diversi. Allora questo qui è quello del viola. Partiamo dal colore più tenue, poi c'è questo che è tipo un lilla molto chiaro tendente all'argento che sono le tonalità che più preferisco. Poi ci sono questi due viola qui che sono molto simili ma mi piacciono. Poi un viola scuro scuro e infine questo qui che è tipo un lavanda. Io spero che i colori si vedano abbastanza bene. E questo appunto era un kit che mi serviva perché non avevo mai preso. Avevo preso un kit tendente al viola e fucsia, quindi con colori comunque differenti da questi, che invece sono sui toni freddi del viola. E mi piacciono tantissimo. Poi ho preso quello sul rosa, ovviamente non poteva mancare. Questo qui è il colore preferito di tutto il kit perché come vedete è opaco. In realtà di colori opachi a questo giro ho preso solo questo, era dentro solo questo del kit. Però veramente mi piacciono tantissimo e li comprerò perché mi piace proprio la qualità della piattina in sé, che è molto dura, resistente e prende la forma che gli si dà senza problemi. E poi anche come risultato finale sull'orecchino perché rende l'orecchino molto meno impegnativo, quindi portabile anche di giorno. Poi il rosa più chiaro è questo, quello tendente più al, cioè, al chiaro, no? Tipo questo qui, il viola questo qui. Poi un rosa normale, proprio classico, cioè questo qui un po' più scuro e questo qui più chiaro.
Poi questo salmone qui, che invece ha un colore molto più estivo, però bellissimo. E infine questo rosa qua, che è un rosa antico bellissimo, e mi piace tantissimo perché penso che, a parte che con questo viola ci sta benissimo, e poi perché è un colore che comunque secondo me si abbina molto facilmente ed è molto portabile, quindi mi piace tantissimo. Poi veniamo agli ocra, che io ho preso più che altro perché mi piacevano le cose sul giallo, diciamo. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì, sono questi. In realtà sono stata contenta perché secondo me sono dei colori che appunto sono facilmente abbinabili. Allora, innanzitutto questo giallo, che è proprio quello classico, secondo me già questo è uno dei colori appunto passepartout. Quando si fa qualcosa sui toni caldi si può utilizzare. Poi questo qui, che invece tende più a un senape. Poi questo, un ocra invece più chiaro, è molto bello, secondo me vengono fuori dei gioielli molto eleganti, ecco, con questi colori qua. Poi c'è questo che è tipo tende al verdino, non sono molto brava con i colori, comunque li vedete dalla telecamera. Questo che appunto in realtà è quasi un tortora e mi piace tantissimo. E questo qui che è proprio chiaro chiaro, quindi sembra quasi un beige. Bellissimo questo, penso che appunto si possa utilizzare in tantissime creazioni. Marrone, stesso discorso, l'ho preso perché io realizzo diversi gioielli di queste tonalità e poi perché essendo comunque autunno-inverno mi sembravano dei colori più adatti a questa stagione. Quindi veniamo ad un marrone molto caldo. Poi questo qui più scuro, che è proprio cioccolato classico, e questo che è il più scuro di tutti. Molto molto bello anche questo. Questi marroni mi piacciono tutti. Poi i più chiari, c'è questo qui, quasi beige. Questo qui bellissimo, che è quasi un avorio. E poi questo che invece tende più al senape quasi. Veniamo alle ultime, che forse sono le più belle. Sono il kit appunto che costava 10,20 euro, che sono le Metallicum. Io non vedevo l'ora di provarle, veramente. Quindi, allora c'erano queste due che sono quelle con base nera e tutti riflessi argento. Quindi c'è questa. E queste qui invece sono nere con i riflessi dorati. Queste sono stupende, le avete viste magari di già anche in altre video review e si possono utilizzare secondo me per dei gioielli appunto da indossare di sera perché sono molto d'impatto, molto luminose. Poi ci sono queste qui che sono invece con la base bianca e poi questa ha dentro i fili d'argento. Mentre questa qui i fili dorati e sono stupende. Non vedo l'ora di lavorarle per vedere appunto qual è poi la resa. Che mi piacciono ovviamente tantissimo sono anche queste qui che invece sono tono su tono. Quindi questa qui è dorata con il filo dorato. Mentre questa qui è argento con il filo argento. E sono stupende. Veramente stupendissime. Io ho finito, non vedo l'ora di mettermi al lavoro e fare dei nuovi gioielli su Tash. Adesso ne ho tantissime, quindi devo sistemarle magari per colore. Fatemi sapere anche voi come le tenete, come le conservate, mi farebbe piacere saperlo. E io con questa review ho finito. Mi sa che mi mangio la mia caramella omaggio di Beats Perless e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!